Milan è ausente di Sdöt, Vanzone con San Carlo, Verbano, Cusio, Ossola. Se tassi e scalini della Cesa, un fiolin si strenge la testa con aria di sofferenza. Una lacrima ai calas la faccia, un tanca bisudia, all'enenvera niente. La leggenda vuol che Vanzone a Duvrias ci ha messo parei perché è un posto sempre a Nans. Mai toccata le epidemie. Eppure, sua Peppina alla Nenfaila. A 24 anni alle morte de Spagnola, proprio lì a Vanzun. Il paese a tutti due. Due tornavo minca istà e due da Masna all'ero un promettuse. Cul giuvo bulversà alle Giuseppe Botti. Formasse dai preive, all'era appena laureasse all'Università a Turin con una tesi sulla letteratura cristiana. Per quel dolore che gli scianca il cuore, ha pia una decisione ferma. Drinta chiel ai sarà mappi post per una passione grande, l'unica che potrà mai la selo, gli studi e la ricerca umanistica. Isepun, pare lo arnomo in famiglia, a turno a Vanzun tutte le istà, ma viva a Turin. Due mostra in diverse scuole aute, a studia tanto ottenne il diploma in filologia classica. Ma con la civiltà di Faraon a Luansiga e alle Mutubin entrainà a frequentare le sale del Museo Egizio. Due imprend che questa civiltà alla sviluppa tre maniere di scrittura. Geroglifica, ieratica e demotica. Insomma, antiani vint del Neusent. A scurv che il geroglific, già desgifrato da San Poglion, a peu près cent'anni prima, all'era duvrasi in monumento e si œuvre per arvelé parole sacre. Lo ieratico, nu pavni si adurà dai antichi egizi an litra e a servia semplifiché i geroglific. Ma l'è il demotico a Ansighelo, una scrittura casmia faita apposta per andè pilest. Un poco come anti i nostri uffici asdurava la stenografia. E an effet a scovr che i egizi lo duvravo per il papè amministrativo. Ernesto Schiaparelli, il direttore del museo, le mutu bin maravigliata l'intuit pistin del Botti e a lupus a studiè demotico e a piesse il badot butè in ordine i papir turineis. E chi ha la scampa testa prima, a sdada fe con i concorsi di specializzazione, a sbuta in contatto con gli egittologi foresté, che hanno apprezzato l'intelligenza musanta e la serietà del travaglio. Alle parei che del 1939 Botti ha pubblicato un studio che lo consacra prim demutista della storia dell'egittologia italiana. Con quella cifra, desagerò manen calumarca, ha pubblicato altri studi, tutti importanti, che valo la benedizione del mondo accademico. In cammino a Mustè all'Università di Firenze, poi avagna il concorso per la prima cattedra italiana d'egittologia all'Università di Milano e alla buon'ora, a 67 anni, avvenne chiamà all'Università La Sapienza di Roma. Due forma e accisa gli studi generazione d'egittologo. Gli studenti sono sua famiglia, con la famiglia sganfavia in gioventù dalla morte di sua Peppina. Dal 1968 ha arposo insieme a Vanzun, il paese dove sono nato, lì all'ombra del rosa.